Il 15 settembre riaprirà l'anno scolastico anche per il biennio del Leonardo da Vinci di Firenze, struttura oggetto di un procedimento penale per correlazione tra l'amianto e cinque tumori asbesto correlati. Il Movimento 5 Stelle torna sul caso in conferenza stampa annunciando nuove azioni a tutti i livelli istituzionali. La salute è un diritto fondamentale dei cittadini e le istituzioni devono muoversi per tutelare quel diritto. C'è un'inchiesta in corso che vuole stabilire se c'è un nesso causale tra la presenza dell'amianto nella scuola Leonardo da Vinci e alcuni casi di morte di cittadini. Allora, di fronte ad un rischio del genere, lo Stato non può dire aspettiamo di vedere come va a finire e dopo vediamo se dobbiamo chiudere la scuola. Senza se e senza ma la scuola va chiusa e a quel punto poi si valuta che cosa è realmente accaduto. Chiediamo che lo Stato si faccia davvero genitore e protegga i cittadini rispetto alla tutela della salute. Lo Stato in parte lo sta facendo perché un magistrato ha mandato avanti un'inchiesta su alcuni casi di tumore in una scuola dove sappiamo per certo che è costruita con gran parte del proprio materiale in amianto, che è una delle cause, giusto appunto, di tumore. Avevamo chiesto di fare un sopralluogo, tra l'altro con la Commissione Ambiente del Comune lo abbiamo fatto e non ci sono stati problemi, ma oggi, richiesto dal Movimento 5 Stelle, ci hanno rimandato il tutto verso metà settembre e quindi è una chiara volontà del fatto che siamo scomodi alle istituzioni quando chiediamo che vengano fatte le cose per bene, cioè che quando chiediamo di poter effettuare i controlli per la salute dei cittadini e non per qualcosa che giova a noi.